Salve a tutti gente, sono Caso90, ben ritrovati qua su Far Sky. Era da un sacco di tempo che non lo giocavo e sapete perché? Perché me ne ero dimenticato di avercelo. Mi ero dimenticato di aver cominciato una serie su sto gioco. È perfetto, perfetto, perché sono un genio proprio a dimenticarmi roba del genere. Comunque, siamo qui, Far Sky. Cosa abbiamo equipaggiato? Equipaggiamo queste, che sono belle... No, anzi, equipaggiamo queste, che sono belle toste. Equip. Ah no, ok, basta fare così, l'equipaggia così. Perfetto. Allora, abbiamo un pochettino di cibo, hunger 10%, quindi non stiamo morendo di fame né niente. Quindi possiamo andare a esplorare quello che dobbiamo esplorare. Ovvero tutto quanto. Abbiamo roccia, abbiamo robe che al momento non penso mi servano particolarmente. Questo mi serve tutto. Tranne forse la roccia. Roccia, teniamola qua. Pff, non ne voglio roccia. Ok, prendiamo un po' di sta roba. Anzi, di ste robe. E l'extractor farà toglierlo perché qua è quasi finito il copper. E guardate che bellezza. Che bellezza. Siamo di nuovo qua sott'acqua per andare all'esplorazione e trovare i pezzi mancanti dell'ultima volta. Ed è vero che in sto gioco mia è vero che in sto gioco abbiamo bisogno di un po' di robe, ovvero forse sto facendo avvicinare troppo gli squali qua. Dobbiamo stare un pochino attenti. Vieni qua. Vieni qua. Ok, grazie. Allora, in sto giochino abbiamo l'aria, quindi forse è meglio tornare un attimino su per evitare... Oh, i delfini! Che bellini! Ciao delfini, c'è uno squalo martello lì. Me ne vado un sacco. Ok. Attenzione perché vediamo un attimino sulla mappa che ci sono dei pezzi da prendere qua in fondo. Quindi io direi di andare subito a recuperarli. Sono i pezzi che ci saranno poi per scappare da qua, più o meno. Praticamente è questo il fulcro del gioco. Quindi abbiamo qua roba da prendere. Vabbè, ci sono alghe, ma alghe mi pare ne avessimo in abbondanza. Qua c'è qualcosa, io non so se effettivamente possiamo andare abbastanza in basso per poter prendere quello che ci serve. C'è qualcosina qua più vicina, forse. Proviamo a vedere. Vai. Dai, sali. Ok. Allora, qua vicino c'è qualcosa. Quindi cominciamo a prenderla da ora. E via. Ah, mi pare ci fossimo organizzati bene l'ultima volta, nel senso che ci eravamo potenziati un bel po', mi pare. Quindi, mi pare di ricordare, perché da davvero, cioè, davvero tanto che non gioco. C'è un pezzo qua e un pezzo là. Quindi sono... Merda, merda, la vedo molto grigia scendere così tanto in basso perché potremmo morire. Vediamo un attimino. Dimmi che posso. Siamo a 182 metri, possiamo arrivare sino a 350, quindi ci siamo. Ok, ci siamo, possiamo star qua giù. Bellini sti pesci. Ok, in questa zona lagga a bestia. Perché laghi così tanto? Guardate quanta cosa c'è in mezzo alle balle. Allora, prendiamo prima di tutto sta roba. Perché, boh, sembra roba... Cosa c'è lì? Ah, ok, questo è il pezzo, perfetto, ok. Ok, un altro pezzo del sottomarino è stato preso. Perfetto, abbiamo ancora un sacco di aria e possiamo andare ancora avanti. Qua c'è una chest, la prendiamo immediatamente. Io sto tentando di prendere ste cose perché mi ricordo che ci servono per fare luce. Quindi prendiamole molto, molto in fretta. Cavolo, sento... Cos'è quella roba là? Cos'è quella roba là? Oddio, oddio, andiamo avanti. Forse è meglio se andiamo avanti anche molto in fretta. Apriamo la chest. Take all, possiamo fare yes. Ah, se per caso stiamo morendo di fame, mangiamo questo. E torniamo a 3% con la fame. Perfetto, ora dobbiamo andare qua perché c'è un altro pezzo. E qua sta laggando di nuovo a bestia. Volevo parlarvi un attimo di un gioco che ho visto che si chiama Subnautica,
Che vorrei acquistare, però non ho idea se il mio PC lo regge, già che non regge sta cosa. Il fatto è che questo comunque... Cos'è sta cosa? Non ci ha visto, vero? Non ci ha visto! Ma ci sono dinosauri qua sotto, non ci sono pesci! E che è? Vabbè, abbiamo preso un altro pezzo comunque, nel mentre. Nel mentre abbiamo preso un altro pezzo e ce n'è un altro là in fondo. Io non so se mi basta l'aria per andare sino a lì. Forse non mi basta proprio niente, perché non posso andare così in basso. No, qua si scende troppo, ragazzi. Qua si scende troppo e non possiamo. Dobbiamo prima potenziarci completamente. Quindi, torniamo alla base, che dovrebbe essere verso questa parte, mi pare, sì. Mi pare di ricordarmi bene. Comunque, vi stavo dicendo, ho visto Subnautica, ho visto anche da alcuni YouTuber, è molto, molto figo come gioco. Il problema è che non so se il mio PC lo regge. Oddio, ci stiamo avvicinando un sacco a quel coso. Non so se il mio PC lo regge, soprattutto non so se potrebbe interessarvi effettivamente. Quindi ditemi voi qua sotto nei commenti se magari l'avete provato e magari un PC neanche troppo bello come il mio, però vi gira comunque, magari me lo dite. Io ovviamente devo contare anche il fatto che devo registrare, quindi mi prende più memoria fare. Non è solo giocare un gioco, giocarlo e basta, non mi dà nessun problema. Il problema arriva quando devo registrare, perché ovviamente Action prende un casino di memoria, quindi il problema sta solo lì. Comunque, ditemi voi, magari fatemi sapere. Questa è bellina, mia. Ok, allora torniamo alla base il più in fretta possibile, perché piano piano mi finirà l'aria, quindi non vorrei morire qua in mezzo. Sapete com'è? Vai, vai, sali, dai che ce la fai. Ok, ce l'ha fatta. A parte che mi sta andando a scatti anche se sono a 30 fps, giusto per farvi, prendervi partecipi di questa cosa. Quindi penso sia proprio il gioco un pochino fatta alla Dick Dog, ora a cazzo di cane. Però ci accontentiamo per il momento. Comunque, come gioco non è per niente fatto male. Il problema è che ha questi problemini qua. Forse lo squalo non ci ha visto, spero proprio di no, perché sennò siamo nella shit. Dove diavolo è? Dove diavolo è? La mia base. Cacchio, mi son perso. Non riesco a vederla su quella mappa, è minuscola. Ah, ok, una mappa più grande ce l'ho. Datemi un attimo. Ok, qua c'è la base. Quindi magari se la facciamo un pochino più grande, la base, riesco anche a vederla più velocemente. Guardate i delfini! Che bellini! Sono delfini? No, forse sono tonni questi. Cosa siete? Oh, non sono delfini. Paf. Se non sono delfini, uccidili. Sì, è tuna, quindi erano tonni. So riconoscere gli animali in un giochino del genere, sono micidiale, dovrei fare il sub. Però no, effettivamente, cioè, mi piacerebbe farlo, però lasciamo perdere. Ok, abbiamo preso coin che non mi ricordo neanche a cosa servono. Ok, la base è lì. Perché mi sto spostando in un'altra zona? Non lo so. C'è uno squalo qua. Gli passiamo a fianco, così come se niente fosse. È solo uno squalo, tanto. Abbiamo un minuto circa per tornare alla base prima di perdere un sacco di vita. Quindi torniamo molto velocemente. Abbiamo preso un bel po' di roba comunque. Già due pezzi di sottomarino non è male. Questo possiamo essere fieri di questo proprio. Abbiamo preso altri coin. Che boh. Potessi comprare qualcosa, perché poi magari posso, ma non lo so io. Qua c'è un problema, perché è calata la notte, e quando cala la notte ne arrivano i predatori, quindi via. Questi sono delfini, ciao delfini, che bellini. Mi piacciono i delfini. Mi piacciono di più gli squali, come animali marini, diciamo. Mi piacciono più gli squali. Perché non posso dire come pesci mi piacciono più gli squali, perché il delfino non è un pesce. Non so se lo sapete, però è un mammifero, proprio come noi.
Poi qualcuno dirà, ma caso, ma io mica ho le pinne, cioè non me ne frega niente così. Allora, allora, possiamo fare new level. Abbiamo preso un pochettino di roba, mentre si muore di fame piano piano. Dove potevo mettere quelle cose da mangiare qua, quelle cose da mangiare qua? Vai. Ok, cooked potato, quindi abbiamo già effettivamente roba cotta. Abbiamo Energic Sphere, belline. E dobbiamo prendere e buttare anche questo. Anche il quanto? 40%, non male, dai, il tonno. Il tonno cotto. E penso, comincerò a mettere qualcosina qua. Forse tipo, boh, sta roba. Giusto per non portarmi appresso, più che altro. Non è per altro. Fertilizzante abbiamo. Sta roba qua. Ok, quindi saliamo un attimino su. Sì, mi ricordo che c'è tutta sta roba. Mostool table non ci serve al momento. Queste sono pronte, sì. Carote, queste no, mai nella vita. Queste carote sì, le patate sì. È finito così. Ok, piantiamo carrot seed, vai. Carote. E carote, vai. Tiè, così impari. Avevamo tutte ste robe qua anche, quindi stavamo cominciando a espandere la base. Direi che potremmo farlo anche ora, no? Nel senso, continuare a espandere il più possibile. Il fatto è che vorrei qualcosa per poter cucinare di più. Facciamo una cosa, buttiamo il copper qua. Posso fare così e buttarcelo direttamente? No, mai nella vita. Quindi buttiamo sta roba qua. Abbiamo 14 robe. 13 robe. Fertilizzante l'avevo lasciato qua. Dirt, lo stesso. Allora, ci manca un sacco di roba. Underwater scooter, che figo! Che figo! Lo voglio questo. Lo voglio. Però, prima di tutto, anche se è notte, andiamo un po' a vedere se possiamo prendere questo. Vieni qua un attimo. Take all. Posso levare questo? No, voglio togliere l'extractor. Non mi ricordo se sia possibile, però. Forse no, perché ormai l'iron qua è finito, quindi lo volevo spostare, ma non penso faccia spostarli. Questo è un gran problema. Rocce, boh, ce lo butto qua. Non me ne faccio niente delle rocce. Scusate, però. Come faccio a prendere l'extractor? Sempre se è possibile. Lo vorrei spostare. Ah, peccato. Vabbè, forse ne dovremmo fare altri, perché li voglio posizionare da un'altra parte. Porca Eva. Non mi hai visto, vero? Fai finta di niente. Per favore. Oh, guardate quanto copper ha fatto questo. Tantissimo copper, tantissimo. Ci ha visto. Via. Scendi giù. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, prendiamo qualcosina. Iron a scoppio, un po' di gold, prendiamo. Silver non ci serve. E cominciamo a fare un po' di robe. Questo lo voglio subitissimo. Poi possiamo prendere iron. Noi quale abbiamo? Abbiamo la copper. Possiamo fare... dovremmo fare questi. Di manganese che non abbiamo. O meglio, ne abbiamo, ma ne abbiamo pochissimo. Quindi nulla, non possiamo effettivamente utilizzarli. Qui possiamo fare qualcosa di più utile? No, mi pare di no. Quindi, building workshop, possiamo fare qualche extractor. Cosa richiede l'extractor? Quello è oro, vero? Uno. No, che cosa mi sta consumando? Overpowered extractor anche possiamo fare. New base, harpoon cannon. Bello, ok. Abbiamo finito il copper nel mentre, mi sono accorto ora. Quindi, boh, facciamo un... Ah, questo è un altro extractor, che non possiamo mettere uno sopra l'altro, però posso fare floor. Ok, ingrandiamo un attimino la base. Ingrandiamo la base, facciamo qualcosa di un pochettino più grande. Però dove? Dove la ingrandiamo? La ingrandiamo su? Qua ci stavamo già dando dentro, quindi via.
Ok. Ci piace un po' più di spazio, no? Se io vengo verso sta parte, ok, non abbiamo più niente. Andiamo a piazzare gli extractor fuori. Fuori dalla base. Sarà un bel problema perché e voglio provare anche questo. Vediamo un attimino. Ah, la batteria ricaricabile. No, ma è fighissima sta cosa. Piano piano poi si ricarica. Bello. Mi piace. Ah, se qualcuno di voi per caso ha giocato a questo gioco, mi può dire se è possibile effettivamente rimuovere l'extractor? Perché va bene, va bene lasciarli. Cioè va bene, restano qua, però dopo che il copper, no, il copper, che comunque sia la materia prima finisce, dove diavolo, cioè che cavolo mi servono qua? Quindi allora, diciamo che la puntata finisce qua. Finiamo la puntata qua. Dopo aver provato sto coso che è fighissimo, mi piace un sacco. Ah, aspetta un po'. Ah, ma remove and repair. Ah, eccolo qua. E vedi che c'era? E vedi che me lo ricordavo? Must be empty. Ho qualcuno dietro il culo. Minchia. Aia. Puttana, ma io ti ammazzo adesso. Vieni qua, vieni, vieni, vieni. Tiè, vaffanculo. E dammi la tua carne, subito. Ok, quindi possiamo rimuovere le robe, però devono essere vuote, quindi facciamo prima di tutto. Prendi tutto e via. Extractor preso. Ok, minchia, per fortuna ho letto. Per fortuna so leggere. Sennò sarebbe un casino qua al momento. Ok, qua quindi abbiamo preso tutto quello che ci serviva. Rimuoviamo anche questi. Mi serve copper, mi serve, cavolo. Questi mi estraevano copper. Ce n'è lì. Buono così. Quindi via questo. Via anche tu. Perché no. Must be empty. Sì, mica la pena. Ah, non ho più spazio. Cavolo. Remove. Togliamo roccia perché al momento non mi serve a niente. Quindi poi magari sarà la cosa più importante della vita, ma non mi interessa. Mettiamo extractor qua. Extractor qua, extractor qua. E ne piazziamo uno qua dietro. Uno qua dietro, perché voglio copper, tantissimo copper. E uno qua che forse estrae sia copper che iron. Vediamo un attimo. No, solo iron, quindi facciamogli estrarre copper qua a fianco. Olè! Dovrebbe essere giusto, no? Copper, ok. Perfetto, quindi siamo a posto, possiamo andarcene via. Ora, con un pochettino di velocità in più con sta cosa. Aia! Male. Puttana. Ti odio tantissimo. Scappa. Ok. Allora, abbiamo bende. Sì, però non stiamo sanguinando, quindi non ci servono a niente. Mangiamoci una patata. E ragazzi miei, il video finisce qua. Spero che vi sia piaciuto. Non mi serve più risposta alla domanda su come rimuovere le cose, perché abbiamo il martellino qua. Quindi ora lo sappiamo. E niente, nella prossima puntata vedremo un attimino di cercare altri pezzi. Altri pezzi, stavolta più velocemente, grazie a questo. E magari di trovare qualche gold, pezzo di gold, manganese, tutte quelle robe che ci servono. Perché questo, perché ci serve troppa troppa roba. Quindi, amici miei, terminiamo con l'episodio. Mi piace, commentino qua sotto. E alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti.